Allora siamo con Alessandro Salvini, capitano della Lick Verona Nuova, che per la prima volta espugna il campo di Soresina contro Pizzighettone. Una vittoria veramente preziosissima per voi. Non siete ancora salvi matematici, ma sicuramente questo è un passo in avanti e una vittoria veramente importante perché con la penalizzazione che era arrivata in settimana di Sarezzo, Pizzi aveva ancora qualche chance di playoff. Credo che questo valori ancora di più il vostro grande successo. Sì, al di là di quello che poteva fare Pizzighettone, era importante per noi vincere qui. E è stata la prima volta e proprio nel momento in cui forse serviva di più, ecco. Quindi siamo contenti. Ecco, dopo un primo tempo equilibrato, il terzo periodo aveva parlato chiaramente a tinte di Pizzighettone. Eravate andati sotto di 15 punti, 54-39, e avete finito 54-41 a fine terzo quarto. Però lì non vi siete persi d'animo, ma avete continuato a lottare. C'è stato anche un grande Deme, quattro schiacciate, ma grandi tutti. Nel finale la tua mano non è tremata, sei andato tante volte in lunetta, hai fatto praticamente il 100%, quindi diciamo bravi tutti, insomma. Sì, siamo stati bravi a non mollare quando siamo andati sotto di 13 punti. Nelle scorse partite che abbiamo giocato qua avevamo mollato e alla fine avevamo perso male. Questa volta con pazienza abbiamo fatto dei canestri, abbiamo trovato anche delle triple e siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Ecco, sportivamente è stata anche un po' una stagione disgraziata perché è successo un po' di tutto, però diciamo avete di nuovo tra le vostre mani il vostro destino, appunto. Sabato prossimo arriva Trescore con una vittoria, non dovreste neanche guardare i risultati dell'avversario. Credo che giocare alla Bombonera può essere magari per voi un aiuto. Sì, è quello che ci siamo detti da quando è arrivato Matteo. Non dobbiamo guardare ai risultati degli altri, ma giocare di partita in partita con gli schemi che sappiamo fare, con le giocate che sappiamo fare, e siamo consapevoli di avere una buona squadra. Grazie e complimenti. Grazie. Allora, con l'amico Pablo Comparelli, tante battaglie avete vissuto con Verola Nuova. È la prima volta che Verola riesce a vincere Pizzighettone. Tra virgolette, infrange un po' il vostro sogno playoff, anche se non era facile, dato che, nonostante la penalizzazione, Sarezzo ha vinto con l'NBB, Lumezzane ha battuto stasera Asola. Quindi, comunque, ci voleva un'impresa. Però, credo che sia da ricordare cosa siete riusciti a fare in tutta questa stagione. Dopo un brutto inizio, però, con te e Pairone fuori, quindi due giocatori talmente importanti che non si possono regalare, avete fatto una grande rimonta. Credo che comunque siete riusciti anche quest'anno a far divertire e essere orgoglioso il pubblico di Soresina barra Pizzighettone. Ci abbiamo creduto fino a settimana scorsa, anzi fino alla partita con Sarezzo, quando eravamo in piena rimonta. D'altronde, quando si recupera tanti punti così, c'è un certo punto che la difficoltà, soprattutto mentale, porta anche a dei passi falsi. E noi, non essendo una squadra comunque di grande esperienza, non siamo riusciti a sopperire questo calo fisiologico. E abbiamo buttato via un paio di occasioni che ci sono costate questa corsa almeno fino all'ultima giornata. Ecco, a proposito di un paio di occasioni, quando si parlava di un Pizzighettone in rampa di non lancio ma rilancio, si parlavano come gli scontri diretti in trasferta fondamentali per riuscire a restare attaccati al terreno dei playoff. Infatti avete vinto Lumezzane, avete vinto Manerbio. Negli scontri diretti siete stati pressoché perfetti. Sono arrivati, credo, però due sconfitte con le Bergamasche, cioè a Trescore, a XXL, che forse proprio quelle hanno interrotto un po' la vostra corsa. Ci costa giocare di domenica, è meglio giocare a sabato o venerdì. Sì, effettivamente, guardando anche gli scontri diretti con tutte le avversarie davanti, siamo in vantaggio di differenza canestri. Quando ci sono magari partite che sembrano un po' più semplici, come ha detto, cala un attimo la tensione, non dovrebbe, però, essendo anche noi abbastanza giovani come squadra, abbiamo trovato questa difficoltà a giocare queste trasferte sulla carta più semplici. Ecco, dopo un primo tempo equilibrato, lo dicevamo anche prima con Salvini, sembravate aver preso il largo, eravate arrivati più 15, 54-39, i padroni veramente del campo, con Roberti che riusciva come al solito da gran maestro a gestire la squadra, un Pedrini veramente lottatore come sempre, ma e anche un Vighi che aveva messo due bombe dall'angolo, dai due angoli diversi, ripeto, sembrava padrone Pizzighettone. Però forse nel finale è uscita un po' la fame di Verona Nuova, senza dire che Pizzighettone non ha regalato nulla, perché chi ha visto la partita sa bene che è andata proprio così.
Sì, forse lo scotto della sconfitta di settimana scorsa all'ultimo secondo pesa ancora nelle gambe, nella testa di noi, di Pizzighettone, e alla prima difficoltà, quando diventa un po' più difficile siamo leggermente disuniti, soprattutto in attacco, concedendo punti facili, perché Verola ha recuperato il momento topico, soprattutto con dei contropiedi e tiri in transizione che sono costati alla partita. Ecco, vorrei chiudere con una cosa che va anche al di là dello sport e della pallacanestro. Non siete riusciti, tra virgolette, a dedicare l'ultima vittoria in casa all'amico Giancarlo, che ha avuto parole speciali prima della partita. Ci uniamo un po' insieme a tutti a lui. Ha avuto, ripeto, parole importanti, ha considerato e ha detto Pizzighettone una grande famiglia, e questo è il bello di questo sport e dello sport in generale. Se si riesce a creare, riescono a creare degli ambienti belli e importanti, poi diciamo il sudore e la fatica si sente molto meno, e anzi ci si ritorna sempre molto volentieri in palestra e in questi ambienti. Ce ne fossero dei personaggi come Giancarlo, lui non solo nel basket, è dentro, immanicato in tutte le associazioni di Pizzighettone, e non solo, anche della città di Cremona. Infatti in questi giorni ho visto tantissima gente girare intorno a lui, spero che si riprenda e ci dia ancora il suo supporto come ha fatto tutte le partite casalinghe di Pizzighettone. Grazie. Grazie a te.